La comunità di Oria ricorda un giovane combattente, ricorda il capitano dei bersaglieri Luigi Corrado. Una comunità che si stringe attorno al capitano Corrado, ricordato in una targa viaria dall'amministrazione comunale presieduta dal sindaco Maria Lucia Carone. La benedizione da parte di Don Franco De Padova, presente la sessione dei bersaglieri di Massafra. E tutta la comunità si stringe attorno a colui il quale ha dedicato la sua vita per la patria, conoscendo il poeta Gabriele D'Annunzio. Lo scoprimento della targa, finalmente la città di Oria è pronta ad onorare un suo figlio. Dice un figlio, un eroe, tra l'altro anche un poeta, quindi ha un doppio merito, quello di aver combattuto nella Prima Guerra Mondiale e quello di averci donato anche tutte le sensazioni, i suoi sentimenti vissuti proprio nella guerra e anche in prigionia o quando è stato anche in Africa, attraverso delle poesie molto belle che lui ha raccolto in un libro e quindi ricordi di poesie che ha rilegato a mano, quindi davvero un ricordo che abbiamo nella nostra biblioteca comunale perché ci è stato donato dalla famiglia. Quindi davvero un segno che Oria vuole dare a un cittadino che ha fatto onore alla sua terra, ma soprattutto che ha fatto onore alla patria. Un avvenimento importante, il ricordo di papà e la commozione di tutta la comunità oritana. Indubbiamente, il primo commosso sono io e aspettavo da tempo questa opportunità, in quanto il sindaco aveva già proposto, il precedente sindaco aveva proposto di intitolare una strada a mio padre. Poi per problemi burocratici si è allungato il periodo, ma finalmente oggi abbiamo raggiunto un grosso risultato e certamente, come dirò nel mio discorso, mio padre che riposa nel cimitero di Oria sorriderà e sarà felice oggi.